porto col calcio, entro e faccio così, faccio cioè la ragazza mi guarda, la ragazza guarda un po' sconvolta e dice: cosa c'è? Voglio un'informazione. E mi metto qua, davanti a me c'è uno poverino che è in coda, anche lui chiede informazione e sta compilando il modulo. Allora la ragazza mi dice: no, ma guardi, prima c'è uno davanti a lei. Schizzi di sangue ovunque, c'è un pezzetto di cervello che scende dalla vetrina. Io guardo la ragazza, ok, la guardo e dico: tu adesso, molto gentilmente, mi dai l'informazione che cerco e io non compilerò nessun modulo. Che dite, secondo voi così funziona? Me la dà l'informazione? Secondo me è l'unica soluzione. Questi posti assurdi, voi avete notato, io qua posso anche improvvisare perché ormai sono un esperto in questa cosa, avete notato che si vestono tutti uguali? Ma perché siete così? Ma vi prego, cambiate vestito una volta ogni tanto. Perché hanno tutte questa camicia bianca? Generalmente sono delle signorine, ma anche per carità, le personcine che vengono lì così. Il pantalone nero. Ho ruttato sul microfono. Si è sentito? L'hai ripreso, vero? Certo. Adesso domani su YouTube. Fantastico. Il pantalone nero a righe terribile. Le scarpe di ceramica. Ho notato che loro anche se portano il 38 mettono comunque il 42, quindi le vedi arrivare così, anzi la faccio meglio perché c'è un po' di postura, le vedi arrivare così e ti guardano, si siedono, hanno l'occhialino quadrato è fondamentale per lavorare in agenzia interinale, hanno l'occhialino quadrato e ti guardano con l'espressione vuota nella serie: se mi fai una domanda al di là delle mie competenze, vado in panico totale. Ho appena descritto la Gelmini, cazzo. Mi sembra vero. Tu le guardi e loro cosa ti chiedono, oltre il modulo? Il curriculum. Perché mi chiedi il curriculum se poi non lo leggi? Perché non lo leggono, non lo leggono, ve lo dico, lo so, è scientifico, non lo leggono. Io adesso ho due amiche che guarderanno questo, ho due amiche che lavorano in agenzie interinali. Per favore, saltate questa parte di video, tappatevi le orecchie, saltate, tra un po' parlo di una cosa più leggera, parlo di chiesa, quindi. Ok, se no, non più. Loro non leggono il curriculum, non si spiegherebbe per quale cazzo di motivo non ti chiamano mai quando c'è un lavoro adatto a te, alle tue capacità, un lavoro talmente adatto a te che l'annuncio di questo lavoro sembra il tuo curriculum fotocopiato. No, non ti chiamano, loro ti chiamano per lavori che non c'entrano niente. Telefonata tipo, ovviamente io anche qui calcolatrice alla mano, in questi ultimi 15 anni ho avuto circa 340 colloqui in agenzia interinale, quindi diciamo che non c'è bisogno che inventi le cose, queste sono tutte cose vere. Telefonata tipo: signor Dizza, parentesi, questa ve la voglio chiedere, io mi chiamo Dizia, non è difficile, Dizia, uno può sbagliare a leggere l'accento, dici Dizia, però glielo dicono, di zia, è facile, no? Ditelo vi prego, di zia, giusto? Perché da 15 anni mi chiamano Dizza? Dizza. Cioè, eppure lei, io a volte per evitare la cosa, quando alzo la cornetta, dico: salve, sono Roberto Dizia, di come Domodossola, apostrofo, Imola, Zara, Imola, Ancona. Silenzio. Signor Dizza, lei è geometra? Sì, sono geometra. Bevo un po' d'acqua pubblica. Scusate, Ovviamente questa è tutta una scena preparata. Io lo faccio solo perché c'è nel copione. E non perché
Non ho più la saliva. Signor Dizza, lei è geometra? Sì, sì, sono geometra. Ah, bene, abbiamo un lavoro come elettrotecnico. Le va bene? Bene, guardi, io se vuole faccio anche tutti i chilometri, vengo. Però io non ho competenze da elettrotecnico. Io sono geometra. Vabbè, signor Dizza, c'è crisi, lei si deve adeguare anche le proposte che facciamo. E allora cosa cazzo me lo chiede a fare il curriculum? Non chiedermelo, dimmi, senti Dizza, dammi il tuo numero di telefono, ok? La prima cagata che troviamo ti chiamiamo e tu prendi quel lavoro. E io lo faccio, io lo prendo. Ma è una questione di onestà, è una questione di onestà. Va bene? E poi loro ti dicono sì, poi ti chiamiamo. Che anche su questa ho un capitoletto. Non è vero che chiamano, non chiamano mai. Inquadra quelli che scuotono la testa, ti prego fallo. Non chiamano mai, va bene? Com'è possibile? Questo lo dico a tutti gli adulti, molto più adulti di me, che ho solo 3 anni, che non credono alla croce che portiamo. Forse non dovevo dire croce, sulla base del fatto di quello che dirò dopo. Comunque voi non ci credete a quello che passiamo. Va bene? Perché non è possibile iscriversi a 1, 3, 5, 15, 18 agenzie interinali in tutta la provincia di Cremona. Com'è possibile che dopo 12 mesi nessuno chiami per offrire un lavoro, uno qualsiasi? Cosa cazzo ve ne fate del nostro curriculum? L'ho usato come tampax? Cosa ne fate? Ci accendete il barbecue? Ci fate gli aeroplanini? Voglio sapere cosa ve ne fate del mio curriculum. Perché non chiamate? Perché non chiamate? Questo ve lo voglio raccontare perché finalmente mi posso vendicare pubblicamente. Anche qui sto improvvisando perché avevo promesso a me stesso di non fare nomi di agenzie interinali, però ragazzi, dai, facciamo il siparietto. Faccio il nome dell'agenzia interinale di cui sto per parlare. Sì. Ok, hanno detto di sì molto spontaneamente. Ad ecco, voglio dirlo bene, ad Ancona, Domodossola, Empoli, Como, con la O, di Otranto, con la O larga, ad ecco di Paullo. Allora, era un po' di anni fa, io abitavo ancora nel Milanese, vado in questa ecco di Paullo, in quel periodo ero senza macchina, quindi mezzi pubblici, anche questo nessuno se ne rende conto, per fare un colloquio di 10 minuti si perde una giornata intera. Scuotono sempre la testa. Loro sanno di cosa sto parlando. E le telefonate che si fanno e mezzi pubblici non ce li paga nessuno. E se tu sei già disoccupato e se tu stai cercando lavoro vuol dire che non hai quei soldi. E non tutti vivono in famiglia. E comunque puoi avere anche il diritto di vivere da solo, giusto? Comunque, vado ad ecco di Paullo. Facciamo questo discorso, modulo, ok, modulino, ero arrivato proprio in uno di quei 5 giorni del mese, ok, modulo, questo è un po' maschilista, cancellato, va bene, compili il modulo, va bene, facciamo il colloquio, tutto bene, bla bla bla, io la guardo, lei sguardo vuoto, il solito sguardo vuoto, alla fine ci salutiamo, le faremo sapere, questa frase io la abolirei con un decreto legge. Vorrei chiedere ai ragazzi del Movimento 5 Stelle se fate una proposta per abolire la frase, le faremo sapere, ok? Va bene, aspetto, nel frattempo cerco un lavoro in nero, perché non si vive di aria, si può vivere di arte solo quando ti pagano, ovviamente. Va bene, passano 8 mesi. Ricevo una telefonata. Signor Dizza, l'adecco di Paullo. E io, sì, finalmente, dopo strano, generalmente 1 anno e mezzo, dopo 8 mesi, fantastico. Le dobbiamo parlare. Può venire qua domani? Poi bello, non si fanno mai sentire, ma ti chiamano e ti dicono, può venire tra 2 ore? C'è dall'altra parte della Lombardia. Guardi, adesso ho proprio 2 ore, magari 2 ore e mezza. No, vabbè, allora vado l'indomani, chiedo un permesso, e quando lavori in nero chiedere un permesso, sapete cosa vuol dire?